Finalmente proviamo NVIDIA Broadcast. Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G ed oggi proviamo finalmente un software che io ho provato e ho disinstallato dal mio PC, ma per fare questo video ho dovuto reinstallare. Parliamo di NVIDIA Broadcast, e cioè questo software qui. NVIDIA Broadcast è un software molto interessante che NVIDIA ci ha fatto vedere circa un anno fa, che dovrebbe aiutare gli streamer e chi fa praticamente videochiamate, videoconferenze, comunque trasmissioni video in tempo reale. Che cosa fa questo software? Promette di eliminare i rumori di sottofondo provenienti dal vostro microfono, promette di eliminare i rumori di sottofondo provenienti dai vostri altoparlanti. Ad esempio, voi state ascoltando, non so, una video lezione se siete all'università o siete alle superiori e c'è qualcuno casomai che sta mangiando una busta di patatine in sottofondo, riesce ad eliminare il suono della busta di patatine, riesce a eliminare il suono, non so, di un ventilatore, di un condizionatore di sottofondo. E la cosa più interessante, dovrebbe riuscire, almeno, oh, ciao, ci sono 2G, dovrebbe riuscire a sostituire lo sfondo nei vostri video. Ma andiamo con ordine, partiamo dalla cosa che secondo me funziona peggio. Come potete vedere, qui nella fonte del microfono io ho selezionato Broadcast Stream Mix, che è la fonte audio che io utilizzo per registrare questo video. Non so perché, e vi do comunque la prova, perché se io registro adesso lo schermo, vado nelle impostazioni di OBS e vi seleziono audio microfono ausiliario, che è quello che utilizzo per registrare, c'è scritto Broadcast Stream Mix, che è lo stesso che c'è scritto qui. Non so perché, ma così non funziona. Nel senso, io al momento posso tranquillamente fare così, voi comunque riuscite a sentire il suono delle mie mani di sottofondo, ma se io faccio invece qui, perché qui c'è anche un piccolo pannello per la registrazione dei suoni per farvi rendere conto di come il software lavori, se io vado a registrare il suono così, guardate, io al momento parlo e sono certo che nella registrazione non sentirete il suono delle mie mani. Fermo la registrazione e ve la faccio riascoltare. Così, guardate. Io al momento parlo e sono certo che nella registrazione non sentirete il suono delle mie mani. Ok, avete sentito dalla qualità della registrazione che il campionamento dell'audio non è perfetto, ma ci sono dei motivi particolari, perché voi dovete immaginare che il segnale deve passare dal microfono alla vostra interfaccia audio, deve essere elaborato all'interno del software e deve fuoriuscire nelle vostre cuffie, in pratica, tutto in una frazione di secondo. E questo suono, dato che non è costante, raggiunge dei picchi molto alti di volume, è davvero molto difficile da eliminare. Ma se andiamo a riascoltare, così, guardate, io al momento parlo e sono certo che nella registrazione non sentirete il suono delle mie mani. C'è in pratica il suono della mia voce che ondula, perché è il software, quando praticamente sentite il suono della mia voce che s'abbassa, è il software che riconosce che in quel momento le mie mani hanno battuto l'una contro l'altra e sono andate a coprire il suono della mia voce. Ad ogni modo, è dannatamente impressionante come con un rumore casomai. Adesso vi faccio sentire invece con della musica, quindi con un suono costante. Allora, voi riuscite a sentire, giusto? Adesso faccio partire la registrazione. Sto facendo partire la registrazione e sono certo che non sentirete la musica al di sopra della mia voce. Ok, sentiamo. Sto facendo partire la registrazione e sono certo che non sentirete la musica al di sopra della mia voce. Come ho detto, questo qui è un caso limite, perché il volume del mio telefono è più alto del volume della mia voce. Quindi, ok, il software fa un lavoro davvero molto molto impressionante per quanto riguarda i suoni. Riesce anche a eliminare il rumore di sottofondo proveniente dai vostri altoparlanti. Qui NVIDIA ci ha messo dei sample che possiamo andare a utilizzare. Voi non lo vedete perché OBS non registra il menu a tendina, ma c'è chip bag, c'è busta di patatine, ventilatore, pioggia, persona che scrive sulla tastiera o
aria condizionata. Adesso prendiamo quello un pochettino più fastidioso, cioè persona che scrive sulla tastiera, facciamo partire. Hi there. This is a test message with typing in the background. Normally, it would be difficult to carry a conversation with someone as a result of this background noise. With NVIDIA's AI-powered noise removal, distracting sounds can be removed, so you and your audience can hear loud and clear. Avete notato come man mano che io muovessi lo slider il rumore andava piano piano sparendo? Questa qui è una cosa molto interessante, è davvero molto utile se appunto siete casomai su Discord con qualcuno e questa persona comincia o a scrivere forte sulla tastiera o a fare un rumore costante o ha un ventilatore alle spalle o sta mangiando qualcosa. Questa è una cosa davvero molto molto utile. Adesso una cosa che è utile situazionalmente, e cioè gli effetti della videocamera. Allora, la mia è un'inquadratura tra virgolette artistica, nel senso che vedete me al centro, vedete il PC qui di sfondo, vedete il mio sfondo di qua, vedete il microfono sempre di fronte alla mia faccia. E quindi il software va un pochettino in confusione. Diciamo che funziona bene, ma non è perfetto. Allora posso scegliere sfocatura di sfondo, sostituzione di sfondo, rimozione sfondo e inquadratura automatica. Vi faccio vedere prima l'inquadratura automatica. Che cos'è? In pratica c'è un livello di zoom. Se voi zoomate, il software vi zooma sulla faccia e riesce sempre a tenervi al centro dell'inquadratura. Così. Io non sto facendo nulla, ho le mani qui. Questa qui appunto è l'intelligenza artificiale che riesce a mettervi al centro dell'inquadratura, riconosce la parte importante dell'inquadratura e cerca di evidenziarla. Un'altra cosa che secondo me non funziona benissimo, ma vi ripeto perché questo è una mia problematica, perché se avessi la fotocamera di fronte alla mia faccia, senza nessun elemento di disturbo, con una luce casomai migliore, perché io qui ho solamente una key light, se avessi una luce di riempimento, cioè una fill light, sarei illuminato meglio, può darsi che il software mi riconoscerebbe meglio. Un'altra cosa che non funziona benissimo, secondo me, è la rimozione dello sfondo. Guardate, io adesso ho messo una foto dietro di me nelle sorgenti di OBS e in pratica cosa succede? È vero, la mia faccia è al centro dell'inquadratura, la mia faccia viene riconosciuta, ma il mio braccio... Non ho un braccio per il software. Se però faccio così, dice, oh guarda, questo è un essere umano, c'ha un braccio, c'ha due braccia, c'ha due mani, riesce poi a rimetterla nell'inquadratura, non la fa sparire. In pratica questo effetto dovrebbe simulare un chroma key senza avere un green screen alle spalle. È una cosa che è interessante. In pratica questa qui si chiama rimozione dello sfondo, funziona abbastanza bene, lo ammetto. Vi ripeto, la mia inquadratura al limite proprio delle possibilità, perché io sono a fuoco, il mio braccio non è a fuoco, quindi è come se l'immagine non riuscisse a riconoscere le parti a fuoco. Ma sono cose che con una webcam posizionata di fronte alla vostra faccia, all'altezza appunto dei vostri occhi, non presenterà assolutamente questi problemi. L'altra feature interessante è la sostituzione sfondo. Nel senso, io non vado a rimuovere lo sfondo con un chroma key, ma posso tranquillamente apparire casomai in una foto, tipo così. Ah, guardate! C'è Lisa! Guardate! Questa qui sarà la copertina del video, sappiatelo. In pratica, io con questa foto di sfondo posso o apparire vicino a una persona, oppure, non lo so, posso tranquillamente stare qui. Guardate, sono vicino allo stadio San Siro di Milano nella mia camera. Il software riesce a riconoscere la persona e riesce a scontornarla molto bene quando non ci sono elementi di disturbo davanti. Io qui ho il microfono appare e scompare, ok, ma se mi muovo di qua sono scontornato molto bene ed è una cosa davvero molto impressionante. La cosa che invece io preferisco, la cosa che io adoro più di tutte perché mi sembra davvero reale, è questo effetto, l'effetto sfocatura di sfondo. Chi è appassionato di fotografia conosce bene l'effetto bokeh. L'effetto bokeh è quando il soggetto in foreground, quindi davanti, è a fuoco e
il background, quindi lo sfondo, è sfocato perché la lente è aperta al massimo, si seleziona un punto di fuoco che appunto la fotocamera mette a fuoco e le cose che non sono in quel punto di fuoco vengono distorte dalla luce in entrata del sensore, nel sensore. Questa qui è una feature molto impressionante secondo me. Se io l'attivo, no, ho sbagliato, ho messo in rimozione sfondo, se faccio sfocatura sfondo, guardate che succede. È una cosa questa che a me piace tantissimo. Sono, io credo di essere ciò che in inglese si chiama foreground beach, nel senso che mi piacciono molto i soggetti a fuoco nel foreground, quindi nella parte anteriore della foto, e nella parte posteriore mi piace lo sfondo sfocato. Questo funziona molto bene. Ricorda molto una lente molto veloce su full frame, su una macchina full frame. Ci sono delle problematiche, certo, perché riconosce la mia mano e la mette a fuoco. Se invece la provo a nascondere qui, guardate, no, è il braccio più che altro, perché il microfono è a fuoco, ma guardate il braccio, vedete? C'è un effetto di, diciamo, sfoca fuoco, una cosa un po' particolare. Se però, vi ripeto, non ci fossero elementi di disturbo, guardate, io sarei tutto a fuoco, tutto a fuoco. Davvero, davvero una cosa molto, molto impressionante dal mio punto di vista. Mi troverei ad utilizzare questo software? Come ho detto, no, per il semplice fatto che la mia casistica è particolare. Io non ho un'inquadratura che sia tecnicamente perfetta. Se io avessi la fotocamera qui, di fronte alla mia faccia, avessi una luce chiave di qua, una luce di riempimento dall'altro lato, potrei utilizzarla perché sarei ben isolato da tutto l'ambiente circostante. Detto ciò, se voleste scaricare Nvidia Broadcast, basta scrivere su Google Nvidia Broadcast, sarete portati al sito ufficiale di Nvidia da cui scaricare questo software e il gioco è fatto, potete provarlo a casa vostra. Ah, e finisco il video così perché questo effetto è quello che mi piace di più di tutti quanti. Fatemi sapere cosa ne pensate, vi piace Nvidia Broadcast? Volete vederlo casomai in azione dal vivo? Vi ricordo che io streamo lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì a orari diversi, per cui vi lascio il link del canale Twitch in descrizione, vi lascio anche il link di Discord in descrizione se volete venire a farmi un saluto e dire ehi ciao, ho guardato il tuo video. Detto ciò, grazie ancora e ci vediamo a un prossimo video. Ricordate di mettere mi piace, di iscrivervi al canale e di accendere la campanella. Ciao ciao dal vostro G. Ciao.